Vaporetto e termosifoni. Benvenuti in questa fantastica puntata del Vaporetto. I love Vaporetto, io svapo tutto quanto. Allora, oggi scopriamo insieme, perché non l'ho mai fatto, però me l'avete chiesto tantissimi su Instagram, se con questo vaporetto riesco a pulire i termosifoni. E siccome finalmente sono arrivate le belle giornate e non li accendiamo più per adesso, diciamo che il momento è già arrivato. Quindi in questo video scopriamo insieme, utilizzando questo accessorio, sarebbe il beccuccio solamente, se con il vaporetto riusciamo a pulire i termosifoni, ovviamente dal lato interno. Fare ciò, io mi sono munita comunque di un panno, lo metterò questo a terra perché nel caso in cui viene fuori la solita pozzanghera, asciughiamo, e è già pronto. Cambio la spazzola e iniziamo. Ok, via. Ho tolto la spazzola grande e conto di utilizzare solamente questo con il mio beccuccio. Ho messo un panno lì. Adesso aspetta che accendiamo il flash, ti faccio vedere bene cosa c'è lì dentro. Ok, così si vede. Ok, a parte vabbè un po' di polvere, si vede proprio che è bello zozzo. Ho messo il panno a terra, metto a fuoco, tolgo la sicura, quasi al massimo, vai. Comunque il mio di qua è chiuso, non so gli altri come funzionano, però. Iniziamo un pochino a svapare. Comunque, quando fate questa operazione tra un elemento e l'altro, fatelo comunque col beccuccio rivolto verso il basso, altrimenti bagnate tutta la parete, che alla fine se è una pittura lavabile come questa, so che qualche gocciolina ci può anche stare, ma altrimenti si può fare anche danno, aiuto. Ora vi faccio vedere dopo cos'è uscito da sotto, perché è uscita un po' di roba.
mi è caduta la gocciolina sul telefono. Ecco fatto, guarda, visto cosa c'è? A terra c'è proprio una pozzanghera, meno male abbiamo messo il panno, e poi come puoi ben vedere qui manca proprio il colore, era tutto scritto, tutto scarabocchiato. Comunque devo dire che la prova è stata superata. Adesso poi però toccherà al forno o forse alla cappa, non lo so, o forse agli infissi, non lo so, vediamo, lo scopriamo. Ci vediamo comunque noi alla prossima puntata, oramai è diventata una serie TV questa, quindi mi raccomando, se questo video ti è piaciuto lasciami un commento e se ancora non l'hai fatto e ti va, iscriviti al mio canale attivando la campanellina. Ciao! Tutti pararatarata ta 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 ta.